Affondiamo la nave, odiamo la frase. Futuro. Non di odio. Ditemi. Senta, l'ultima perché la nave che cos'è? Una persona? Scusi, no, ma ci che sono sta le dicendo? Persone sopra. La nave Andiamo. Che cos'è? Una persona? La Sea-Watch ci Io sono delle no, persone scusi, sopra. Guardi, però lei è una giornalista e deve leggere. Deve leggere le cose, mi deve fare la cortesia, perché queste sono cretinate che mi aspetto no. da chi non legge. E a norma di diritto internazionale questo significa che la Sea-Watch è una nave che deve essere sequestrata, che l'equipaggio deve essere arrestato, che gli immigrati che sono a bordo devono essere fatti sbarcare e rimpatriati immediatamente e che la nave deve essere affondata, come accade per le navi che non rispettano il diritto internazionale. No, lei è una giornalista e le cose le deve sapere. Un attimo. Ho chiarito che bisognava far scendere le persone dalla nave e continuo a ritenere che se c'è qualcuno che viola in maniera sistematica i tuoi confini, a un certo punto gli devi sequestrare la nave e devi affondare quelle navi. Così vediamo quante se ne compra la grande finanza per importare manodopera a basso costo a casa nostra. Chiaro, non è un concetto difficile da capire.